laboratorio, capitolo 1. 100 monete. La bambola davanti alla cosa delle pozioni. Ok. Sono comunque piacevolmente sorpreso di vedere tutte queste cose, cose che non avevo mai visto prima d'ora. Sono veramente contento. E là, quanto è grosso sto posto? Lì c'è l'idolo che è proprio sopra la nostra carrozza. Ciao, ma c'è una farfalla per qualche motivo. Separiamoci e cerchiamo la pozione che mi trasformerà in un essere umano. Ma perché c'era una perché c'è una farfalla lì? Va bene. Questo posto non ti mette un po' di tremarella? Minchia! Sei proprio una femminuccia. E ancora lo tratta di merda. Allora, tu prendi la porta a sinistra. Sì. E io prendo quella a destra. Ok. Va bene. Ah, Pacia, attenta ai mostri paurosi. Adorano mangiare i contadini grassi. Che Che hai detto? Io? Io non ho detto niente. Certo. Va bene. Cosa succede se però no... Perché non va? Cosa succede se però anche noi andiamo a sinistra? Punto di controllo. Ok, zona dove spariscono le piastrelle. Ottimo. Ok, non hai... Devi proprio controllare allora. Allora, se adesso passo dritto... Calmo. Ok. Me ne manca solo uno. Punto di controllo. Allora, se vado tutto contro il muro e poi conto tre piastrelle. Eccolo qua, lo sapevo. Ecco fatto. Io vado avanti. Questi? Sospetti, eh? Grazie. Questo è meglio. Punto di controllo. Ovviamente. Prendi la... Ecco. Qua cosa c'è? Sta arrivando. Merda! Prendi! Preso, Dio mio! Allora, mi ha maledettamente sorpreso più che altro. È arrivato all'improvviso, ho sentito un rumore, ho detto che cazzo è? Ok, qua ci sono altre monete e forse un altro gorillone. Controlliamo anche da questo lato. Ecco fatto. Ok, qua c'è la bambola. Questa non si apre? Peccato, sarebbe stato un bel nascondiglio dove nascondere delle monete extra. Ecco fatto. Tutta in corsa. Beh, trovare la bambola è stata facile, dai. Ma c'è la mucca là. Ma no. Allora, calmi tutti. Lo sapevo che c'erano monete nascoste a ste parti. Ma, aspetta. Fammi vedere il quadro di Yzma. Anche a te. Dov'è che ho detto la stessa cosa in un altro video? Che ero passato accanto a una mucca che ha fatto mu e io gli ho detto mu anche a te. Fallout 3, ecco dov'era. Ok, adesso me lo fai vedere dall'altro lato. Tutte le monete extra che abbiamo. Ecco fatto. Almeno ci hanno aumentato il turbo. Andiamo dove il gioco voleva che io andassi. Probabilmente dove siamo andati adesso è stato inutile perché tanto ci andavamo dopo. Vabbè, sì, accetto il fatto.
Accetto il fatto che siano già presenti i soldati trasformati. Beh, è stato semplice questo. Non era propriamente un enigma difficile. Non so perché questa zona sembra una zona dove mettere un muro nascosto. Allora, era... Ho capito. Era un pre di quello che avresti dovuto fare da qui in poi, ovvero attivare tutti gli interruttori uno dopo l'altro nel tempo stabilito. Per fortuna noi abbiamo abbastanza carica grazie a tutte le monete che abbiamo raccolto prima, quindi vai! Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Fatto. Ma non è che sia aperta anche da questo lato? No, da questo lato si aprirà probabilmente dopo. Proseguiamo. C'è nulla qui? Ovviamente no. Ok, siamo sopra la zona dove eravamo prima. Prendiamo il punto di controllo. Punto di controllo. E prendiamoci l'idolo rosso. Perché non lo riesce a curvare? Vediamo, altre monete. Sì, e anche un passaggio segreto. Oh, cos'è che ha detto? Non ho capito cosa ha detto. Ma non riesco. Che palle, curvo sempre all'ultimo. Ecco fatto. Non ho capito per nulla quello che ha detto. In ogni caso, grazie delle monete nascoste. Siamo già a 60 monete, dai. E siamo ancora sostanzialmente a inizio livello, quindi ottimo direi. Forse non vorrei mettermi la zappa sui piedi di già. Beh, punto di controllo. Però non credo. Non credo, però è meglio stare attenti. È meglio stare attenti comunque. Non credo di aver missato qualche zona segreta. Però è anche vero. Dicevo, è anche vero che là sopra c'era un soldato mucca. Quindi o c'è un'altra zona segreta che non ho visto, ma ne dubito perché qua c'era solo la bambola. Togliti di mezzo! Oppure noi... Però aspetta. Ok, no, l'altra volta avevano detto che i quadri si potevano rompere. Non penso sia la fine del livello. Spero, credo. Boh, non lo so. Ok. Come sei finito là? Che fai laggiù? Esatto. Sono secoli che gira vuoto. Credo di aver trovato qualcosa. Sentiamo. Muori, Cusco! No, ancora. No, ancora. Accidenti, pozione sbagliata. Guardie! Attivate i pozzi! Oh no, i pozzi! Pacia! Allora, fammi vedere cosa c'è qua sopra. Solo punti vita? Strano. Oh, calmo. Diamo un'occhiatina. Allora, di qua si continua a salire. Carica! E carica. Tanto non posso fare nulla per ora. Meglio evitarla la guardia per il momento. Lì c'è un altro idolo rosso, perfetto. Tra l'altro, non mi toccare. Corri. Sbrigati. Oh yeah. Non mi toccare. Ok. Non sarà stato il piano più geniale della mia vita, ma ehi. Più che altro credo che dovremmo ucciderli. Credo che dovremmo ucciderli questi, ma... Oh, altro idolo rosso, aspetta.
cicchetti già. Buia! Allora. Ah, ma ne volevano due. Ah, scusami, avevo visto che era una porta da uno idolo rosso. Pensavo ne volesse solo uno. Va bene, proseguiamo. Forse dovremmo tornare qui dopo. Ma come? Allora, era palese che avessi saltato un altro segreto, ma non pensavo che il livello sarebbe finito con noi da conigli. Se no avrei continuato a provare a girare.